Ovviamente il tè è altissimo e c'è una grandissima attenzione da parte di tutte le strutture, da tutta la giunta, stanno affrontando questo tema in questo momento, ma anche nella giornata di oggi, di ieri, per trovare le soluzioni adeguate a questo problema, perché è un problema davvero. Lo hanno detto, lo hanno accennato un po' tutti, diverse persone che hanno parlato e sono intervenute per discutere di questa mozione. Quest'anno oggettivamente il problema è superiore e con le metropolitane, col problema Covid, col fatto che devono andare via necessariamente alle 5 del mattino. È una situazione non ottimale neanche per le persone che si vogliono tutelare. Si stanno cercando ovviamente delle soluzioni adeguate, ma diverse da quelle che sono state utilizzate negli altri anni, aprendo le stazioni delle metro che Grazie, consigliere Di Palma. No, Scusi, perché Presidente? Non ho capito. Perché mi no, prego, interrompe? prego. Allora non sentivo io, per cui mi sembrava avesse concluso. Sì, si è Ah, no. interrotto, si è interrotto per 5 secondi, Rob. Ah, chiedo scusa. Allora Chiedo riprenda scusa, pure no, no. l'intervento, prego, consigliere. Chiedo scusa. E dunque la situazione è oggettivamente molto seria, si sta affrontando in questo momento delle soluzioni e bisogna assolutamente trovarle. Purtroppo quest'anno non è la soluzione ottimale. Sono individuate 5 mesi in più per il piano freddo, questo non basta. Bisogna decisamente fare dell'altro e in questo momento si stanno discutendo per trovare queste soluzioni. Purtroppo la situazione contingente ci costringe al gruppo di astenerci su questa situazione, ma non ci fermiamo a non trovare una soluzione perché questo sarebbe inaccettabile. Dunque ci asteniamo a questa soluzione, ma dobbiamo trovarne assolutamente un'altra. Grazie.